23 postazioni dislocate nel centro storico del paese, formaggi, tartufo, pizze fritte, polenta, il maialino allo spiedo. Tutte le numerose attive frazioni coinvolte, anche i paesi limitrofi da Torella a Civitanova, in un progetto di rete che raccoglie in un evento le espressioni di tutto il territorio. È la Notte Arancione di Frosolone, l'evento organizzato dalla Proloco che si è rivelato un successo. Dal tramonto e fino a tardanotte, quando le luci della discoteca all'aperto hanno lasciato il posto all'alba che bacia uno dei borghi più belli d'Italia. Sì, grande successo, grandi numeri. Dopo il successo del primo di agosto, ripetiamo con questo successo la Notte d'Arancione in uno dei paesi borgo d'Italia, ovviamente bandiera arancione e borgo d'eccellenza, per degustare i migliori prodotti della nostra terra, quindi enogastronomia, e visitare il nostro bellissimo centro storico con le nostre chiese e con tanta animazione. Dopo il primo d'agosto, ripeto, la Notte di Arancione, ci saranno due momenti culturali importanti, perché avremo Mauro Gioielli che ci presenterà un libro, Ninne Nanne, con il suo concerto 1750, poi avremo Mimmo Locasciulli in veste di scrittore. E poi apriremo con la mostra mercato, quindi dei coltelli e delle forbici. È una serata all'insegna della valorizzazione del borgo e delle nostre prelibatezze, dei prodotti della nostra terra. Frosolone è nel nostro cuore, però il Molise non è solo Frosolone, è anche tutti i paesi limitrofi, quindi perché non aprirci agli altri? Il Museo del Costume, così come quello dei Ferri Taglienti, contengono ricchezze molto grandi e che è bene portarle e conservarle per bene.